Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che sarà dedicato ai cantanti di Sanremo che abbiamo dimenticato. Allora, cantanti di Sanremo che abbiamo dimenticato sono molti. Siamo qui apposta per ricordarli, a dire la verità, in un percorso molto lungo che è iniziato tanto tempo fa e che oggi lo racconteremo in questo volume, così come l'avevo chiamato a quei tempi, il volume 35. Il Sanremo di cui ci occupiamo è il Sanremo del 1994, con tre artisti che devono assolutamente essere ricordati perché hanno fatto Sanremo, perché hanno cantato delle canzoni molto belle, fra l'altro, e io voglio ricordarveli oggi. Se vi piace questo argomento, nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio dei cantanti dimenticati di Sanremo, andate a vedere. Adesso vi racconto tre artisti che abbiamo dimenticato, ma che sono stati protagonisti di un festival di Sanremo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, grazie anche oggi per la visione e benvenuti sul mio canale. Festival di Sanremo del 1994. Fra le nuove proposte arriva Gio Barbieri. Vero nome Giuseppe Barbieri, lui è di Napoli, nato nel 73, è un cantautore, un produttore e un autore italiano. Come le cose che arrivano sul ciglio di un miracolo. La carriera di Gio Barbieri è molto molto lunga, eh. Lui inizia prima militando in diverse formazioni e poi fa la sua carriera da solista, viene scoperto da Pino Daniele che fra l'altro lo segue nella registrazione dei suoi primi due album, uno è Gli amori della vita mia e Virus. In quel periodo scriverà anche una canzone per Giorgia che si intitola In vacanza con me. Se stai in vacanza insieme a me. Nel 1992 va a Castrocaro e si presenterà all'edizione del 94, ma anche a quella del 2000, del Festival di Sanremo, sempre nella categoria giovani. Gio Barbieri nel 2003 fonda un'etichetta, si chiama Microcosmo Dischi, e pubblica un nuovo disco che si chiama Fuori Catalogo. Andiamo al cinema. Il 28 ottobre del 2004 pubblicherà un album, In parole povere, dal repertorio jazz e bossa nova, al quale parteciperanno molti artisti del genere. Uno in primis Mario Venuti, che con Gio Barbieri appunto canterà Pura Ambra. Bene, pura ambra. Tutto parla, tutto parla. Nel 2007 scriverà Va dove il mondo va, una canzone che sarà inserita nell'album di Patrizia Raquidara che si chiama Funambola. Nello stesso anno, In parole povere, viene pubblicato in altri paesi europei, mentre nel 2008 il disco viene distribuito anche negli Stati Uniti, in Canada e anche in Asia. Il 9 aprile del 2010 Gio Barbieri dà alle stampe il suo primo album dal vivo, registrato durante un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il 20 marzo del 2012 pubblicherà in Italia l'album Respiro, che includerà fra gli altri anche molte partecipazioni importanti, tipo Stefano Bollani, Gian Maria Testa. Il 25 marzo del 2015 Gio Barbieri pubblica Cosmonauta d'appartamento, che vedrà la partecipazione di Peppe Servillo e di altri artisti molto importanti. Questo disco verrà nominato per la Tarkatenko nella categoria Album dell'anno. Nel 2017 annuncia la pubblicazione di un nuovo disco, si chiama Origami. Sarà anticipato da un singolo che si intitola Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Nel 2019 realizza Dear Billy, dove omaggerà un artista jazz molto importante, ossia Billie Holiday. A ottobre dello stesso anno, quindi il 19, produce per Tosca un album. Per celebrare i propri 30 anni di carriera, il 7 ottobre del 22, Gio Barbieri pubblica un album antologico live che si intitola Tratto da una notte vera. Le autrici Tina e Valeria Nicoletta, su Pro Vento, Vento. Vento Propizio. Cambiando rotta tutto ciò che noi
chiamiamo i pensieri. Al Festival di Sanremo del 1994 si presenta anche un gruppo tutto al femminile. Questo gruppo si chiamano Paideia. È un gruppo musicale italiano, il nome di questo gruppo sarebbe greco e significa istruzione. Formato da tre donne, le sorelle Tina e Valeria Nicoletta e l'arpista Giuliana De Donno. Questo gruppo proponeva brani il cui testo era scritto nel dialetto parlato in Calabria. Le Paideia hanno partecipato a Sanremo Giovani del 93, la canzone è L'Anima. Si qualificarono per il Sanremo del 94, dove hanno gareggiato nella sezione giovani con Propizio Ventu, pezzo composto dalle sorelle Nicoletta. Venne eliminato dopo la prima esecuzione, durante la seconda serata. Dopo la manifestazione Canora viene pubblicato poi un album intero che si chiama Venti Propizi per la hit della BMG Ariola. Nel 92, nel 94, Valeria Nicoletta si è aggiudicata per tre volte il premio Recanati per la canzone d'autore. Ma è giusto, a mio parere, parlare di Tina Nicoletta, che sarebbe appunto nata nel 61, ma che è scomparsa nel 2023. Tina Nicoletta è nata a Crotone nel 61, scomparsa a Roma il 4 febbraio del 23. Lei è stata una cantautrice, una musicista, anche una scrittrice italiana, cofondatrice del gruppo musicale tutto al femminile delle Paideia. Tina Nicoletta è laureata in ingegneria elettronica e fece parte di questo gruppo che partecipò al Sanremo del 93 con la canzone L'Anima e si qualificò poi per la sezione nuove proposte del Sanremo del 94 con la canzone Propizio Ventu, scritto proprio da lei e da sua sorella Valeria Nicoletta sulla base di una poesia in dialetto crucolese del poeta Emanuele Di Bartolo. Non vinsero chiaramente, il brano entrò comunque nella storia della kermesse musicale sanremese perché per la prima volta era interpretato in dialetto locale e per la precisione quello calabrese. Nel 1994 fu una delle vincitrici della quinta edizione del premio Città di Recanati, la canzone era Madama Doré. Nel 13 pubblicò il suo primo e unico libro di racconti, Due racconti per Natale, edito a Roma da ilmiolibro.it di proprietà del gruppo editoriale L'Espresso. Tina Nicoletta è morta il 4 febbraio del 23 a Roma in seguito ad un malore. Al Festival di Sanremo del 1994 si presenta anche una cantante italiana, interprete italiana di musica, nata a Roma il 23 giugno del 70 e si chiama Silvia Cecchetti. Dammi solo un momento. Silvia Cecchetti fa il Festival di Castrocaro nel 92, poi l'anno dopo va a Sanremo Giovani, dove si esibisce con Come si cambia, canzone famosissima della Mannoia, per acquisire il diritto ad andare al Sanremo del 94 e riesce ad andare al Sanremo del 94 e lo farà con una canzone che si chiama Il mondo dove va, con la quale si classifica nona nella sezione Nuove proposte. In questo stesso anno pubblicherà il suo primo album, che si chiama Come lei, e comprende, oltre alla canzone di Sanremo, anche altre canzoni che verranno composte per lei da Mario Lavezzi e Mogol. Io ti aspetterò per non morire mai. A giugno partecipa a Viva Napoli, gara Canora dedicata alla canzone Partenopea, trasmessa da Canale 5, nella quale presenterà I Tevoria Vasà. E pensate, questa è una canzone che è stata scritta da un calzolaio. In autunno invece si presenta in gara al Festival Italiano, canterà Come un leopardo. Voglio stare insieme a te. Dopo queste esperienze, Silvia Cecchetti inizia con Andrea Bocelli una tournée italiana, americana e canadese, in teatri molto importanti. Nel 2009 esce il suo secondo album, si chiama Tempi Diversi, un disco di cover che vanno da Parlami d'amore Mario, passando per Estate e Se domani, fino ad arrivare poi alla Voce del silenzio. Attualmente è coordinatrice dei docenti di canto all'Accademia della Voce di Monza. Il mondo dove va per Silvia Cecchetti. Bocca al lupo.